Bari Rock City. Ragazzi, è qui, che contrasto, una colonna sonora. Avevamo Ennio Morricone da Il mio nome è nessuno con Mucchio selvaggio e dopo le divinità del synth pop, i Depeche Mode con World in My Eyes. Intanto in diretta da Los Angeles siamo arrivati al consueto momento in cui ricordano attori tutti morti, gli attori e i personaggi del mondo di Hollywood che sono morti durante l'anno. Abbiamo visto anche Robbie Williams, Vernalisi e Anita Ekberg anche. Quindi un po' di nomi in questo momento del ricordo alla cerimonia. Ho intravisto anche metà del tuo viso, però quella è la metà che non l'ha mai vissuto. Non hai vissuto anche mai. Anche Eli Wallach che ci ha lasciato quest'anno. Vabbè, grande interprete. Gabriel Marcia Marquez. Vabbè. Incredibile. Peccato, ragazzi. Io non lo sapevo, però, cioè, lo apprendi adesso, capisci? Sì. Alan Resnais. E qui tutta una serie di fotografie che li ritraggono.
nei loro, nelle consuete animazioni, sì, sempre uguale, da anni. Sempre così, molto su questo tratto ad acquerello, quasi quasi. Sì, sì, lo fanno da anni con questo stile. Beh, il mio primo è sempre un momento ritenuto molto toccante e importante per la serata. Adesso è un'esibizione live, quindi un minuto di silenzio, no? Continuiamo ancora sulle frequenze di Baric Rock City, sulle note di questo pezzo che sta cominciando. In nome della memoria. Si elevano dalla sigaretta. In nome della memoria. A quest'ora, ragazzi, sigarette, musica. I compagni migliori di una vita. Ed è partita l'esibizione canora di non ho qualcuno. Idea di chi sia, di qualcuno che di cantava. Chi? Magari poteva starci Chelo lì. O poteva starci la Zenna. Fare un DJ set. A fare un DJ set. Ci starebbe, ragazzi, DJ ci starebbe. Ci potevamo stare anche noi di Bay Rock City a fare il DJ rock. Sarebbe stato sicuramente un DJ di qualità. Ah sì, decisamente, ragazzi. Come l'elevata qualità della musica che stiamo mettendo stasera. Beh sì, ragazzi, il quello tra musica e cinema è un binomio inscindibile. L'abbiamo visto prima con Ennio Morricone e... vediamo perché con direttori come sono fare. Alcuni artisti che riescono a integrare in modo sopraffine la musica, l'immagine e la musica per creare il maggiore effetto possibile. Io vorrei dire anche che molti registi poi si dedicano alla composizione di musica. Citerei ad esempio David Lynch. Uno, vabbè, è David Lynch. John Carpenter. John Carpenter. Robert Rodriguez. Il primo album di John Carpenter. Quindi tanto di cui, cappello, di cui sicuramente parleremo in una futura puntata di video. Poi tra l'altro non sapevo che la mitica come si chiama, no? Aiutatemi ragazzi, forse è il sonno che sta prendendo piede. E la sigla, no, il sigla, il main title, main theme, di, main theme di Halloween era sì. Esplicitamente sì. Preso dal, o ispirato da Profondo Rosso. Sì, ragazzi, vorrei ricordare grande gruppo italiano cosa. Che ha curato molte delle colonne sonore di Dario Argento, tra cui vorrei ricordare quella di Suspiria, o anche quella di Profondo ragazzi, Rosso. Comunque poi ti do una informazione riservata a microfoni spenti, però. Ok. Io voglio dire solo una cosa al volo. Vorrei ricordare che per fortuna a Bari ogni tanto c'è qualcuno che si ricorda del cinema. C'è una bellissima rassegna allo Showy. L'ora ogni domenica, ogni sabato del mese daranno in, diciamo, in visione vecchi capolavori del cinema horror. C'è stato L'Esorcista questo sabato. Censurato o no? Eh? Censurato o no? No, è la versione integrale, oh, tra l'altro, versione l'ultima, integrale. L'ultima, diciamo, reintegrata, l'ottima versione integrale. Minuti. Dopodiché ci saranno altri capolavori, ricordiamo ad esempio Venerdì 13 per gli anni 80. Incredibile. C'è La casa di Sam Raimi, ragazzi, quindi altro filmone. Diciamo una rassegna delle perle horror degli alburi del genere. Certo, ci sarà anche un po' di Romero. Io Hector Romero no, purtroppo no. Vorrei ricordare però, dato che ne parlavamo prima proprio di Dario Argento, io ho un film che ho apprezzato tantissimo e che ha, diciamo, cambiato anche poi un po' la tua vita. Sì, la mia vita, nel senso che ho iniziato veramente ad apprezzare il genere horror, anche se poi horror non vabbè, è proprio Profondo infatti. Rosso di cui parlavamo, che daranno che horror, allo Showville. Ma io direi anche che un posticino potrebbero darlo anche due grandi nomi quali Riccardo Freda. Anche Camillo Mastro 5 volte Mario cose. Bava Mario, è Mario Bava ragazzi, con Lucio Mario Bava okay. Lucio Fulci senza contare il suo citato Venerdì 13 senza sapere che si dice che la sì ma a parte si sa che il, diciamo nella proprio nella preistoria dello slasher movie un ruolo fondamentale l'ha avuto penso proprio Mario Bava sicuramente nella creazione del sì, ricordo anche un film particolare reazione a catena, cioè sono stati film che hanno poi dato tutta una un incipit sì, diciamo, hanno dato il via comunque un movimento che era ancora un movimento underground. Ricordiamo che molti dei film all'albori del genere horror erano film considerati per cinema all'aperto, come si chiama il cinema con le macchine? Drive-in, che fa fondamentalmente molta storia degli anni 50. Ci insegna sì. Che le coppiette andavano lì a ciaffare, sì, fondamentalmente. Sì, ed erano film ritenuti di basso livello, quando in realtà poi si sono rilevati fondamentali. Volevo ricordare a questo punto uno dei capolavori come Il mostro della laguna nera. Certo, ragazzi, io comunque. Sempre ricollegandomi al discorso dell'horror, vorrei, diciamo, fare un piccolo confronto tra la storia di Birdman e la storia di vita vissuta in questo caso. Incredibile serietà!
delle 4:40 qui, ragazzi, a Bari Rock City. Di Bela Lugosi, un attore che sappiamo cosa ha provato vivendo con il fantasma di Dracula. Sappiamo bene. Che poi è diventato anche un po' una macchietta sotto il cielo. Certo, è stato sfruttato Ed Wood soprattutto. Che viene esplicitato nel film di Burton. Sì, regista di cui parleremo in una delle prossime puntate. Sì, parleremo di un sacco di cose nelle prossime puntate, non sappiamo quando, ma comunque, cioè, diciamo che questo, diciamo, paragone con Bela Lugosi, che appunto sappiamo aver vissuto con quest'ombra dietro di sé, che l'ha portato ovviamente a non riuscire a rendere. E quindi richiama anche il discorso attoriale fatto da Birdman, con la figura del supereroe. Beh, però che... non lo so se sia meglio Dracula o un supereroe. Non lo so, secondo voi? Nunzio, a questo punto ti volevo chiedere una cosa. Ho avuto modo di vedere purtroppo solo Birdman. E ovviamente c'è un forte richiamo ai trascorsi batmaniani di Michael Keaton. Sì, sicuramente, infatti. Ovvio, e quindi probabilmente secondo te si può considerare un film autobiografico sotto un certo punto di vista? Forse. Ma secondo me più che altro... Non è che l'attore ha costruito il film, ma il regista ha preso quell'attore. Sì, sicuramente è stata pilotata la scelta di Michael Keaton. Ma io mi permetterei anche di dire che secondo me questo è un film che vive nello stesso momento anche il mondo del cinema attuale. Certo, infatti sono citati molti film dell'epoca. E c'è anche un profondo collegamento con il mondo del teatro anche di Broadway. Ad esempio, una delle cose che mi ha più colpito è stata poi la critica alla figura di Robert Downey Jr., protagonista di Iron Man. Che sicuramente è andato molto di voga in questi anni, anche perché ricordiamo questo, diciamo, però, ai supereroi in questo. Però con Downey Jr. non ha funzionato magari il fatto dell'ombra del supereroe. Perché lui è sempre stato molto versatile, ma più che altro perché lui è la figura di Iron Man. Ma tra l'altro lui, essendo figlio di una ricchissima famiglia, ha sempre un po' vissuto come Iron Man. Quindi voglio dire, è anche una riflessione su questo, sul fatto della confusione fra personaggio e attore. La confusione tra amore e ammirazione. Ma è andata molto di voga questo tema quest'anno cinematografico. Alla fine anche a Venezia è stato presentato diverse volte questo tema, anche con il film di Al Pacino. Comunque io ora, guardando negli occhi il mio caro collega John Doe, vorrei dirgli: e ora non mi merito una sigaretta dopo aver elevato il tono della conversazione? O no? No. E allora ritorniamo a noi, quindi parlavamo di metacinema. Intanto sul palco c'è un'altra busta. C'è una busta a vedere. Sul palco e ci c'è sono David Cumberbatch e Naomi, che ricordiamo nella serie Sherlock. La serie Sherlock e nel film che l'ho portato lì, The Imitation Game, sulla storia di Alan Turing. E ricordiamo le birre. Diamo la parola al signor Dibe, che ci dirà qualcosa sul signor Alan Turing, visto che lui è un ingegnere, quindi potrà... Attenzione, no. Questo è il migliore film editing. American Sniper, The Grand Budapest Hotel, Boyhood. Montaggio. Whiplash. L'ennesima candidatura per Whiplash in questo caso. And the Oscar goes to... A chi va? Attenzione, piccola gas. Whiplash. E qua Gianni si sveglia. Capito? Whiplash ha vinto un altro Oscar, Gianni. L'Oscar al montaggio. E qua incredibile, ragazzi. Io stento a crederci, veramente. Forse è veramente un buon motivo per vedere questo Whiplash, la sua vittoria di questi tre Oscar. Editelo. Ma non so, boh, sì, i film sulla musica. Vabbè, tu non hai visto Ragtime, cioè, impara a vivere. Intanto insulti gratuiti. A quest'ora, veramente. Non è il caso di dirlo. Stavamo parlando di The Imitation Game, sulla figura di Alan Turing. No. Grande uomo della scienza degli inizi del Novecento, che ha avuto un ruolo fondamentale all'interno della Seconda Guerra Mondiale, la cui figura è stata sporcata, diciamo, per... dalla sua omosessualità. Sì, perché all'epoca era un reato essere omosessuali. Anche se il film, diciamo, che non si concentra ovviamente troppo solo su questo lato. Sì. E ci sta. È presentato solo alla fine un po' la distruzione dell'uomo, che ha dovuto scegliere la castrazione chimica. E che questo ha portato poi a una sua